rispetto a varie questioni che avete affrontato nei vostri interventi, esce fuori anche la questione, no, dell'esclusione tra gli esclusi, mi viene da dire, no? Nel senso che l'omonazionalismo, no? Quel sentimento di nazionalista omosessuale, che sembra quasi un paradosso, che quindi vede gli omosessuali contro i migranti piuttosto che contro quelli i neri o chi non rientra in quell'idea di colore della nazione, potremmo dire, no? E questo lo vediamo in varie situazioni. E che forse proprio a causa di ciò dobbiamo proprio pensare a delle politiche sempre più intersezionali, perché se no rischiamo spesso di perdere la bussola rispetto a determinate questioni. E domanda fatidica a cui probabilmente non c'è una risposta, però in che modo possiamo rendere anche efficace una politica intersezionale? Nel senso che, bello tutto quello che abbiamo detto, però viene da domandarsi, a volte è già difficile seguire le singole battaglie, no? Riuscire a farle intersecare e quindi ad affrontare anche tutte le criticità che poi sono connesse a ciò. Diventa difficile, no? È difficile, magari, per una femminista, occuparsi di migranti quando magari si trova in determinate situazioni in cui vede un'imposizione maschilista in determinate situazioni ed essere, cosciente che il ragionamento che farebbe nei confronti di una situazione nel proprio spazio sociale, per esempio, piuttosto che nel proprio collettivo, non può essere uguale tout court in una situazione altra. Quindi ecco, la domanda forse non so se è chiara, ma come possiamo riuscire a trovare spazi per sperimentare politiche intersezionali? Ovviamente una risposta parziale, poi ognuno di noi, ognuna di noi poi parla, come dire, anche in base un po' alle proprie esperienze, insomma, modalità. Penso che l'unica sia quella fondamentale, stabilire alleanze e forme di solidarietà tra gruppi che lavorano su questioni diverse. Questo è la prima strategia utile. E l'altra strategia è quella di un sano nomadismo, cioè non so come dire, cioè ognuno di noi può attraversare ambiti diversi senza sposarsi con nessuno in particolare, cioè la femminista, tra virgolette, cioè non esiste più, cioè nel senso, no, quando dicevi come fa una femminista, cioè dobbiamo un po' essere nomadici anche nelle nostre ed è l'unica, tu in ogni ambito, sì, strategicamente tu porti qualcosa, sicuramente, come dire, modulerai poi il tuo discorso in maniera diversa a seconda, ma è quello che poi facciamo normalmente. Stasera non sto parlando qui come domani potrei parlare o lei può parlare in un'aula universitaria o se facciamo un corso di formazione o che so io con adolescenti migranti o un corso di italiano con donne migranti. Cioè il linguaggio cambia, cambiano le strategie, ma noi stiamo disseminando e stiamo anche con il tentativo anche quello di collegare, no? Ambiti anche diversi. Cioè un po' penso anche all'esperienza di Intergrace, cioè questo tentativo di, come dire, di contaminare spazi altri o creare comunicazione tra contenuti che magari vengono elaborati a livello universitario e portarli in ambiti,
ma lo stesso portare anche in ambito appunto universitario e accademico contenuti e pratiche sviluppati insomma altrove. Ci sono delle pratiche, quindi alleanza e contaminazione, sono queste le due cose, che mi, le due strategie che mi vengono. No, oltre alle zanzare che mi stanno sbranando, mi state spolpando anche come oratore. Parlerò e taccio per sempre. Una strategia che secondo me è utile è quella di gridare non in mio nome, perché la guerra all'Afghanistan è stata fatta per liberare le donne dal burqa. Non è vero. Cioè, questa strategia di mettere le differenze l'una contro l'altra è una strategia del potere che divide per meglio controllare. E allora affermare che non c'è un discorso femminista nella guerra in Afghanistan, così come è assolutamente folle, dopo i fatti di Orlando, mettere in contrapposizione la popolazione LGBT con l'ISIS, oppure il fatto che si mettono costantemente nel telegiornale, si vedono le manifestazioni dei Pride in Turchia, per esempio, dove vengono caricati alla polizia. Verissimo, però è successo anche che i manifestanti del Pride siano stati picchiati anche qui dopo il Pride nella nostra civilissima Italia. Allora dire che ogni atto di dominio e di oppressione dell'alterità non può essere mai fatta in nostro nome, in nome delle minoranze. Perché quello che succede con l'ISIS non c'entra nulla con le libertà occidentali, c'entra forse con decenni di politica nella zona del Medio Oriente indegna. Cioè, non sono le differenze a creare violenza, ma se tu continui a sputare in alto, prima o poi ti arriva in faccia la saliva. E io ringrazio i nostri relatori e ospiti di questa sera, ringrazio tutti per aver partecipato, ringrazio... cosa? Ricordo che domani c'è un incontro sulla maschilità insieme a Giuseppe alle ore 8:30 nello spazio della Web TV. E se c'è qualche domanda da... all'orizzonte. Ciao, allora intanto grazie, è stato molto interessante. Io sono un maschio bianco italiano eterosessuale, sono molto contento di avervi ascoltato. Ho una domanda per Tatiana, che mi viene dall'inizio del suo intervento e che mi sono tenuto in mente, dato che la mia memoria a breve termine è terribile, e riguarda il nostro rapporto con l'illuminismo e in generale con il passato, che è stato citato molte volte. E non ho capito, ma perché sono ignorante, se noi guardiamo al nostro passato come si guarda a dei predecessori che hanno fatto un percorso del quale noi poi raccogliamo il testimone, o se lo guardiamo con degli occhi giudici. Perché se lo guardiamo con degli occhi giudici io non sono molto d'accordo, perché credo che se un Voltaire avesse potuto usufruire del progresso sociale, che non è una linea retta ma è logaritmico, come ne possiamo usufruire noi oggi, avrebbe le stesse nostre posizioni. Almeno mi piace sperarlo, poi magari non è così. E questo secondo me è molto interessante anche nel come si guarda il colonialismo. Io non condanno il mio passato, perché le persone che ci hanno vissuto dentro arrivavano dal passato, dal loro stesso passato. Condanno chi oggi vive in una condizione di passato, cioè chi oggi utilizza il termine della provenienza come un peso sulla bilancia, o il termine del genere come un peso sulla bilancia. E vorrei avere una spiegazione su questa cosa qua. Grazie. Ciao.
No, scusate, allora sì, forse non sono stata chiara. In realtà, da un lato, appunto, c'è il lavoro degli storici, il passato non ha senso, voglio dire, c'è un discorso, ovviamente, ma questo può rispondere meglio Vincenza, che è storica. Io in realtà sono una letterata. Per quanto riguarda anzitutto, io penso non ci sia una risposta, nel senso, questa è un po' una domanda grossa, cioè che cosa fare di quello che sono dei nuovi studi storici, come diffonderli, come diffondere questa novità, non solo di acquisizione fonti, ma soprattutto cambiamento di punto di vista. Dall'altro lato, io penso che è possibile dare anche un giudizio su ciò che è stato il passato, però ripeto, vedo che Vincenza è impegnata in un vizio. Ora finisce. Non so se anche Giuseppe, che comunque di coloniali. No, che fate? Rifiutate? Rimbalziamo la domanda del Vescovo. Vuoi rispondere? No, invece di rispondere, sì. Voglio. Vabbè, a parte che non sono. Questo lo devo dire perché, visto che siamo anche in streaming. Non sono una storica come formazione, come dico sempre, sì, sono un po' una storica della domenica, perché ho la fortuna da moltissimi anni di essere vicina a un'associazione che si chiama Storia in Movimento, una rivista che si chiama Zapruder, faccio parte della redazione, mi hanno accettata anche se non sono effettivamente una storica così di formazione, no? Io più che rispondere alla domanda, invece volevo, ce n'erano proprio capito bene la seconda parte della domanda, quando mi dicevi rispetto a quello, non lo vedo, ecco. Puoi ripetere, esplicitando meglio, soprattutto la seconda parte della tua domanda, cioè rispetto al colonialismo, tu non? Io non ce l'ho con la storia perché è successa, è stata brutta, ce l'ho con chi è oggi stronzo e vive 300 anni fa. Per esprimerla così orrendamente. No, ma qua dobbiamo chiarire insomma una cosa, questo vale per la storia, penso che valga un po' per tutti, ma poi non è che stiamo dando un giudizio di tipo morale. No, infatti era questa la domanda, non avevo capito stavamo guardando. Non è mai, cioè, se io contesto alcune espressioni del femminismo, a volte mi capano dei dibattiti, ma non lo faccio né per dare un giudizio morale né per suscitare sensi di colpa. Qua non è che dobbiamo flagellarci, cioè non è quello, cioè noi come dire, dobbiamo però sta cosa, cioè delle fettine di prosciutto dagli occhi ce le dobbiamo togliere, dobbiamo fare in modo insomma, di riflettere, di analizzare, ma anche per non la cosa banalissima, finché non si ripeta. Ah, come dire, sembra banale, ma ha una sua verità. Cioè io per leggere il presente cioè devo comunque in un certo senso anche riuscire a, come dire, a vedere il passato, cioè lo devo vedere, altrimenti non, come dire, cioè devo riaprire l'archivio del passato per riuscire a relazionarmi poi anche al presente in una maniera diversa. Ecco, trovo anche che a volte si oscilli però dal dire no, non dobbiamo dare una colpa, e dall'altro, come diceva Vincenza, a non vedere. Perché è come se le due posizioni in un certo senso fossero coincidenti, no? Quando poi tu dici noi italiani come dobbiamo. Anzitutto io, scusate se lo dico, mi sento italiana, ma mi sento anche non italiana, prima di tutto perché in parte lo sono, perché mio padre è diventato italiano e ha avuto la cittadinanza dopo moltissimi anni che risiedeva in Italia. Ma non è solo quello il discorso è tornare a quello che dicevano sia Giuseppe sia Vincenza, questo noi è molto eterogeneo, di questa eterogeneità deve diventare, questa eterogeneità deve diventare un punto di forza, non di divisione, cioè questa composizione, questa storicità. Ringrazio di nuovo i nostri ospiti, ricordo appunto l'appuntamento di domani con Giuseppe alle 8:30, un altro appuntamento venerdì a cura di Starfish, dove parleremo di giovedì, scusatemi, dove parleremo di
aborto clandestino e violenza ostetrica, e tutti gli altri appuntamenti ovviamente che adesso non ricordo, ma ci sono dei bellissimi programmi in giro per la festa dove potrete scoprire tutti gli altri appuntamenti e chi ha reso possibile la diretta streaming e tutto quello che vedete qui. Grazie a tutti.